Diamine, sei mia moglie e non mi chiami nel mio marito. Ma non siate così eretto. Signore, voi siete il mio signore e mio padrone. E io sono qui, in obbedienza, vostra moglie. Ah, lo so. Ma io come la devo chiamare? Chiamate la madre. Maralice o madre Giovanna? Concedere in moglie la mano della mia seconda figlia prima di aver maritato Caterina. Anzi, se lo dico in due volte Caterina. Cosa? Poiché voglio bene entrambi e conosco bene l'uno come l'altro, potrà pensarla come vuole. Sì, di portarla sopra una carretta. E cosa posso dire? Se mai l'avete vista la figlia di Caterina? Mai! Tuttavia, solo che di figlie ne ha due. L'una famosa per la sua linguaccia e l'altra per la sua timidezza. La maggiore potete non contare, caro signore. Perché? E per me. Ah, beh, se così stanno le cose, voi siete... Io ti odio di ritrovarmi qui. Qual è? Tutti quei corteggiatori, quello che ti piace. E basta di non fingere con me. Sorella, credimi, finora non ho mai visto la faccia di un uomo che mi possa piacere. Usardella, tu menti. Non è Ortensio? Sei lui che ti interessa? Sorellina, ti giuro che ti aiuterò io stessa perché tu l'abbia. Oh, forse la ricchezza di tutti i maschili. E vuoi sposare Clelio per poterti pagare una bella vita. Ma di lui che tu sei così gelosa. Ma allora stai scherzando. Ma mi accorgo che finora hai scherzato tu con me. Però adesso, cattiva, ti prego, segami le mani, dai! Vediamo questo cappello. Eccolo. Ma cos'è questa roba? Di velluto. Ah, bravo, bravo, bravo. Modellato su una scodella. Una vera schifezza. Un cappellaccio sconcio e sconveniente. Via, lo voglio più grande. Più grande di così, sono io che non lo voglio. Questo qui è di moda. E lo avrei anche tu quando sei arrivata più gentile. Con licenza vostra, devo dire che ho apprezzato molto la vostra schiettezza. È vero, vostro figlio Piacenzo ama mia figlia ed è la pure l'ama. E se non fosse vero, sempre due gran simulatori. Se vi comporterete bene nei confronti suoi e garantite a mia figlia una dote un quanto sufficiente, il matrimonio sarà presto concluso. Validi e a meno che con questa vostra ricchezza voi non ci abbiate ripensato, allora a quel punto non avete da dirmi soltanto una cosa: dite per sempre addio Bianca e buonanotte a Secchio e sbrigatevi, mi raccomando. Quello che te lo mi ha buttato sotto i piedi. Oh signore, Dio, ma che non sia mai costretta a un'obbedienza simile. Ma che donna sei diventata? Dov'è la Bianca che mi ha fatto battere il cuore? Ma sciocco, tu hai voluto puntare tutto solo sull'obbedienza! Caterina, te lo ordino. Spiega cos'è la Bianca, quali sono i propri doveri verso il marito. Vergogna! È spiana quella tua fronte corrucciata e smettila di guardare con l'occhio tuo marito. Questo modo di fare tacca la tua bellezza e rovina la tua reputazione. Non sarai mica l'unica donna al mondo! Andiamo a nanna. Non chiedo di meglio. Non c'è nemmeno. Come contraddici? Sei venuta a svegliare la tua impressione, ho fatto in vita mia. Ma c'è un problema.